Benvenuti a tutti in un nuovo video qui su Wordless Games. Non lo so, oggi mi sono svegliato con una voglia proprio di... come la spiego? Di distruzione, però in italiano, cortesemente. Distruzione in italiano, sì, continui. Facciamo la carriera. Iniziamo la nostra carriera da distruttore. Sì. Allora. Cominciando dalla prima. Sì, stazione ferroviaria. Premi il pulsante sinistro del mouse e cammina con i tasti cursore. Bestia. Che prepotenza. Ok. Mi ha fatto. Sì. Ok. Cos'è sto salto? Ma guarda te. Guarda che roba. Meraviglioso. Posso fuggire? Io mi lancio. Ah no. Ah no? Ah, non si può? Ah no, io mi arrampico sulle cose. Così a caso. Aspetti. Compenetro. Ma perché questa cosa? Sono re del mondo, Jack! Probabilmente avrei dovuto fare un po' di tutorial. Credo, eh. Allora. È il mio compagno? Ma è... come te lo spiego? Non sei proprio il mio tipo. Spiace. Come facciamo? Come ci organizziamo? Premi il pulsante sinistra e va bene, questo l'abbiamo visto. Ok, mio nuovo compagno. Usa i tasti cursore per muoverti e abbiamo visto. Puoi girarti, abbiamo visto. È facile selezionare un elemento. Scegli esci dal menu in alto. Oh, il primo passo è analizzare un materiale. Seleziona analizza dispositivo in alto. Ok, con questo. Mi dice che è un mattone. Ma siamo sicuri che l'oscilloscopio mi... mi dica che è un mattone? Muovi il cursore sugli oggetti e guarda il materiale riconosciuto. L'ho fatto. Seleziona il passo successivo. Il passo successivo è la perforazione. Benissimo. Selezioniamo il dispositivo in alto, ok. La punta del trapano viene selezionata automaticamente per il materiale. E allora cosa me lo fai scegliere, scusa? Clicca per praticare un foro. Ok. Il passo successivo all'esplosione. Oh, sì, voglio distruggere ogni cosa. Bene, mi dica come fare. Seleziona un trapano e pratica dei fori. Va bene. Beh, li dritti, guarda, un flauto gigante ti sto a fare. C'è un modo per... Ah, ok. Guarda, ne faccio un altro qua. Guarda qua che bellezza. Ho fatto. Qual è il detonatore? Fatto. Ok, no, questo. Universale, va bene. Come ho effettuato la mia prima esplosione? Ma non è vero? Non è esploso niente, scusate. Ah, ok. Aspetta. Aspetta. Ma la butto lì, io mi allontano. E se fa... clicco qua... Oh! Ma è bellissimo! Alla fine puoi far saltare in aria un oggetto più grande. Oh! Bene. Seleziona un trapano. E fin qua. Lo sappiamo. Pratichiamo dei fori.
E adesso piazzo tutte le cariche. Direi che siamo pronti. Sì! Che bello! Che bello! Sono maestro di esplosioni, grazie. Posso chiuderlo e giocare ad alcune missioni reali. Cominciamo subito. Eccola qua, questo è il postaccio di prima. Stazione ferroviaria, chiesa distrutta. Beh, fondamentalmente in questo gioco alla fine non è che dobbiamo fare chissà chi. Dobbiamo fare dei buchi, piazzarci dentro l'esplosivo e far saltare tutto in aria. È un gioco bellissimo. Siete arrabbiati? È stata una giornata brutta? Vi mettete alla sera a far saltare in aria le cose. È bellissimo. Analizziamo il materiale. Questo è cemento. Cemento. Semplice, preciso. No? Cemento. Perfetto. E ora buchiamo tutto. Assolutamente. Ho finito la punta. Come facciamo? Si può comprare una punta? Non ho soldi. Bene. Fa molto piacere questa cosa. E niente, mettiamo 10. Vai. Speriamo basti. La vedo dura, però. Non basteranno mai. Li ho messi male. Vabbè, finito la dinamite. Direi che vediamo un po' come va adesso la cosa. Voglio vedere una bella esplosione, bella. È una cacata, è venuta. 46%, veramente. Abbandona la missione. Dovevamo fare 10.000, abbiamo fatto solo 4.000. Vabbè. Paesaggio rovine. Ah, bello. Cosa è questa cosa? Vabbè, dunque, come cemento? Tutto in cemento? Va bene. Ah, perché l'abbiamo consumato, giustamente. E ci abbiamo bisogno. Prendiamo le punte universali. E passa la paura. Poi ci prendiamo anche l'esplosivo. Prendiamo 10. Più di più, guarda. Facciamo un bel lavoro, facciamo, e siamo tranquilli. Abbiamo detto che abbiamo tutte queste belle punte. Cominciamo a fare i danni. Sicuramente se c'è qualche ingegnere che sta guardando il video dirà: ma cosa sta facendo questo? Però io che non so ingegnere, ci saranno dei criteri sicuramente per fare questa cosa, però. Guarda, io punto a una cosa tattica, eh. Spero di riuscirci, ma nel caso chiedo pietà. E perdono. Se non faccio le cose per bene.
Aspetto che una boccata te la do anche lì, eh. Adesso vediamo un po'. Cioè, abbiamo 16 di dinamite. Sai che botto gli faccio fare con 16? Adesso piazziamo dinamite in tutti i buchi che abbiamo fatto. Qua viene altro che 1 e l'ho messo ovunque. Allora, piazzo qua. Direi che ci siamo, eh. Vediamo un po' come va. Ma che palle, però. Abbiamo distrutto il 70%. 71%. Va bene. Andiamo a cercare qualcosa di un po' più, eh? Questo. Questo fa cagare. È veramente orribile sto posto. Cos'è? Cemento, tutto cemento. Va bene. Teoria. Mettiamo. Cerchiamo di fare una cosa studiata, per favore. Oh. Immaginiamo che ci sia un raggio intorno all'esplosione e che quindi dobbiamo andare a colpire. Vabbè, la buca a caso, eh. Non sono responsabile. Ce ne mettiamo uno. Ce ne mettiamo un altro. Poi. Mettiamo uno qua. Mettiamo uno qua. Uno qua. Qua uguale. Non di stare in mezzo qua. Qua è grosso, eh. Qua ce ne vorrà veramente tanta di dinamite. A occhio, eh. Io spero che vada bene. Dobbiamo comprare la dinamite perché non ne abbiamo. Poi ne prendiamo una marea. Una marea! Veramente tantissima dobbiamo prenderne. Chiudi. 28 di dinamite. Proprio una strage dobbiamo fare. Dobbiamo radere dal suolo sta baracca maledetta. Allora, no, no. E va là che però. Io un altro là di buco ce lo metto. Benissimo. Si sta. Guarda, che con la geometria, la precisione tattica, secondo me non serve a niente. Secondo me facciamo schifo uguale. Però, porca vacca, guarda qua. Com'è bello essere convinti di saperle fare le cose. Convinzione prima di tutto, mi raccomando. Siate convinti di quello che fate. E ora facciamola saltare in aria questo maledetto rudere. Beh. Dai. Dai. Deve andare molto peggio. L'ultima, una delle due. Torre elettrica, sono curioso. Oh, porca vacca. Come faccio? Sono dei problemi tattici qua. Però potremmo fare una cosa. Scusi, acciaio, giusto? Perfetto. Ci vuole la punta d'acciaio. Ce l'abbiamo la punta d'acciaio? No, ce l'abbiamo quelle universali. Se le facciamo andare benissimo così.
Se noi facciamo una cosa tattica. Io non so cosa ti buchi, amico mio, però. Andiamo a colpire la struttura. Sì che secondo me non ci dà niente, però. Sennò come fai? Teoria. Vediamo. Beh, giustamente. Guarda lì. Giustamente. Dai, adè. Crociamo le dita. Via, 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 via. Ah, pezzo fuori meno 39, ma non mi rompere le balle. Vabbè, io sono soddisfatto di queste demolizioni. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, scrivete quello che vi pare. Mi raccomando, tanti bei like, condividete, insomma, parlate di me e ai vostri amici e di questi giochi meravigliosi che vi porto ogni giorno. Detto questo, noi ci vediamo al prossimo video, sempre qui su Last Games. Un saluto a tutti, belli miei fanti.